Aspetta. Vai. L'ha rifatto. L'ha rifatto. Adesso si spaventano tutti, guarda. Te l'ho detto. Bentornati a Night City. Tu non hai fatto niente. Io ho soltanto accelerato per andare via. Questo è un blues. È un blues per parlare di Cyberpunk, che su Instant Gaming sta a circa 20 euro. Cioè, la tua opportunità per giocare finalmente a Cyberpunk. Cioè, 20 euro. Chi è che non ha 20 euro? Poi per giocarci bene ci vuole... Quanto costa un SSD? 100 euro. 20 euro Cyberpunk. Bentornati su Quedo sul server. Se non ti sei iscritto, iscriviti, perché altrimenti sei uno stronzo. No, veramente, non sto dicendo. Allora, ragazzi, perché questo inizio? Per farvi vedere che la città è viva, non per altro. Allora, dobbiamo andare da Elizabeth Perales. Questi ti menano. Non ti avvicina, questi ti menano. Sono molto belli. Eravamo a due, gli metto 5 perché sono molto belli. Non gli togliamo niente per quello schifo che ha fatto prima con i passanti. No, era fuori contesto. Okay, non stavo iniziando il video. È quindi una cosa tanto per. Comunque, dove dobbiamo andare? Te l'ho detto prima, chiama Elizabeth Perales. Mi viene per alta. È vero. Chi è Peralta? Jake Peralta è l'eroe di Brooklyn Nine-Nine, una delle l'eroe serie. L'eroe adesso. L'eroe positivo. Fa più danni che altro. Passa a trovarci, per favore. È una faccenda riservata, preferirei discuterne di persona. Questo ci doveva dire. Ci vieni da me. A sto punto dimmi direttamente e vai a fare in culo. A Night City sono tutti milanesi. Tu stai a Pizzo Calabro, stai al mare. Il tuo amico milanese ti chiama, fa: senti, ti posso dire una cosa? Tu fai: dimmi. Non al telefono, fai un salto a Milano. No, al massimo ti dice: ti posso dire una cosa, ma non oggi. Prendiamo un appuntamento martedì sì, alle 4. Ma tu fai: ma dove? Sperando che ci si veda a Roma a metà strada. E lui fa: no, ci vediamo a Milano sotto la Madonnina. Ma come sotto la Madonnina? Ma con tutto quel traffico già ci metto 7 ore a arrivare, poi sotto la Madonnina. Sì, perché è più scomodo per te, vieni. Scusa. Ah, ma questa è la signora volante. È la signora del volo. Del volo? Ah sì, è vero, quella della macchina. Sì, quella dove abbiamo tentato di spiccare il volo. Signor, con calma però, devi parlarci. Non fa casino a casa della gente. Dove? Prego, siediti. Non ci vogliamo sedere noi, vai. Allora, fermi, posso dire una? Io ho sempre detto male a Cyberpunk perché ogni missione... 4! Bravo. Ho un'idea abbastanza precisa di cosa è successo, non posso trarre vere conclusioni. Il caso è complesso, ci sono ancora molti interrogativi. Quando uno vi dice così, si traduce soltanto: mi servono più soldi. Ma dovrai pure avere una tua opinione. Più soldi. Certo, tesoro, leggi tra le righe. Il caso è complesso, ma morire a casa per un malfunzionamento cardiaco non ha nulla di complicato. Quindi avevamo ragione. Sì, e questo mi basta. Lei è l'assassino. Dovremmo fare attenzione, molta attenzione, Jeff. È questo che sta cercando di dirci B. Assolutamente no, non so nemmeno di cosa stiamo parlando, figurati. Felice di avervi, guardatevi. È stato un piacere. Ci hanno fatto salire in macchina, ci hanno fatto arrivare fin qua, ci hanno fatto camminare in un corridoio. Abbiamo dovuto aspettare quella scrofa. Hai sbagliato, dovevi dirgli... Ma per favore, ma da quando in qua ci sono... Allora, ricarichiamo, doveva salvarti. Sai cosa mi piace dei videogiochi? Elizabeth mi dice che hai delle risposte per noi. Che tu puoi stare a casa di queste persone qui, no? E far passare il tempo. Che dicono, una idea abbastanza precisa? Far passare il tempo. E io mi immagino questi qua che ti guardano fermi in un punto mentre il tempo passa. Questa cosa mi affascina. Mi sono fatto un'idea. Tantissimo. È stato un incidente. C'è Holt dietro. Ah, Holt! Che cazzo è Holt? Appunto. Ryan! È stato un incidente, l'NPC ha... C'è stato un incidente imbarazzante. Ryan è morto in un nightclub. Probabilmente è stato troppo per lui. Nessuno gli ha dato una mano a lasciare questo mondo e la sua poltrona? Che devo dire? No. Che sollievo. Buono a sapersi. No, avevo sbagliato. Dobbiamo ricaricare. Ah, non importa, lascia stare. So già perché. Una morte normale. Dobbiamo ricaricare. Vediamo dove va a parare. Mia moglie ha ragione. Dormiremo più tranquilli. È lei la zoccola. Cioè, tutti questi. Il tuo compenso.
Allora, adesso ho due moritarichi. Ho un'idea abbastanza precisa di quello non che. Non sono sicuro al quindi non dobbiamo. Il caso complottista. C'è Holt dietro a tutto. Credo che dietro. Sì, però fammi leggere. Già abbastanza, Jeff. Dobbiamo fare attenzione. Grazie per il tuo aiuto. C'è l'ultimo. C'è l'ultimo. No, così dimostriamo un attimo. Questa parte qui verrà presa e messa nella seconda parte della nostra recensione. Perché c'è stato qualcuno che ha detto Allo sto gioco non poteva prendere un voto alla prima run. Soprattutto non si dovevano sbilanciare a dire il mondo è vivo, ci sono le scelte, un GDR. Ma che cazzo ne sapete? Ci abbiamo noi 4 run. Noi lo sappiamo quando fa schifo. Allora, ho un'idea abbastanza precisa di cosa è successo. Mi sono fatto Ryan è stato ucciso da me. È stato. Io sono pronto con lo zero. Hai idea di chi sia stato? Aspetta. Holt ci riporta a quella di prima. Non nessuna ci riporta quella. Weldon Holt. Weldon Holt. Non con certezza, ma molti. Lo sapevo. Hai qualche prova? Ci abbiamo. No, solo. È già abbastanza, Jeff. Dobbiamo. Sempre. Grazie per il tuo aiuto. Zero. Il tuo compenso. Allora, raga, dobbiamo andare dal nostro vicino di casa che ha la sindrome da stress post-traumatico. Falcazzi. Ma dove cazzo dobbiamo andare? Da sopra. Incontrana con l'Embers. C'è scritto. No. Mi dispiace, non lo sapevo proprio. Però vedi che ci sta portando da Anako all'Embers. C'è scritto incontra Anako all'Embers, non sono pazzo io, eh. Ah, ah è... Scusa, ma mi sa che è cambiato missione. Io l'odio questo gioco, io l'odio come... L'odio. Ma Barry? Fish? No, Barry. Dov'è? Che è successo? Non abbiamo letto qualcosa mentre stavamo cazzeggiando. Aspetta, Barry. Mi dispiace, ok. Mendes, è troppo tardi. Ah, questi sono. Non può sentirti. Cioè, ma io dico, ma quando prendo una cazzo di missione? È morto, Barry. Ma ho capito, ma perché mi togli la missione? Dimmi che devo andare a parlare con questi due stronzi. Ma probabilmente siamo arrivati là. Il più forte figlio di puttana che conoscevo. Non è vero. Mi dispiace, Barry. Mi dispiace. Ma porcato! Poi mo non puoi più scendere. Vagamente somiglia a papà. Incontra Judy e le doll. Ehi, V! Sei pronto? Trova un modo per entrare nell'attico. Vabbè, puoi sfondare qua. Posso entrare da qui? C'è qualcosa lì. Tu, perché mi hai chiamato? Sì, sono gentile, cazzo. Tu non vuoi vedermi quando non sono gentile. Vedremo. Quello? Questo sarà il primo a cadere. Perché c'ha le mani rosse? KO non letale. Guarda la mia tattica qual è. KO non letale, così non mi dà la cosa. Non casca con lui. Vai. Intanto l'abito non l'hai preso. E non fa il monaco. Tan taradan, tan taradan. Hanno dato l'allarme. Non senza il mio permesso. Ma hanno dato l'allarme di cosa? Se spari si sentono, si stanno chiamando? Nel Gran Canyon. Io non so come gestire questa situazione. Passica quello del divano. Questo lo uccido perché mi piace i coglioni. Che bella morte. Speravo che avessi meno problemi ad arrivare. Per fortuna sono tutti connessi a dei virtù, altrimenti sarebbe già finita. Giusto, sbagliato. Le donne rompono il cazzo a prescindere. Questa poi è davvero adorabile. Facciamolo, perché noi sappiamo esattamente cosa stiamo per fare. Facciamolo. Lui è l'obiettivo, Hiromi Sato.
Gli ho scrollato la cenere addosso. Posso dargli un 3? Sì, per la cattiveria. Che succede? Chi è questo? Chiede chi è questo perché si trova davanti questo qua. Con una muta da su. Che fa molta paura, in effetti. Estrai l'arma, basta. Fuori. Siamo qui per Sono stanco di tutte queste chiacchiere. Preferisco andare dritto al punto. So boss. Adesso sei fottuto. Oh, ti stanno assegando, se non ti ricarichi, eh. Il bagno di sangue. A fare in culo. Recuperati. Ma si è svegliato pure Satoshi là. Che mi è saltato in mente? Hanno cominciato a sparare. Katana d'oro. Ma dove cazzo hai messa la katana leggendaria? C'era questa qua bianca, quella che ho messo qua. Non può essere bianca. Però la katana invisibile mi piace un sacco. 7. Non ho capito se qual è la katana, però è invisibile, secondo me. Però scusami, ma c'era una katana leggendaria per terra. A dire il vero sì. Ve ne andate tutti e due. E non vi fate più rivedere al Clouds. O vi faccio fuori. Ma tu l'hai presa la katana, non c'è la katana. L'ho presa, ma dov'è la katana? È quella che ho in mano. No. No, questa è quella che c'avevi prima. Cazzo sta succedendo? Perché non c'è musica? Ok, partire da lì. L'uscita dell'appartamento è al piano di sotto. Senti, ma la katana! È quella! No, non è quella, vai sulle puttane miserie. Non c'è niente! C'è la katana! Non c'è, guarda, l'abbiamo presa! Ma dov'è la katana? Sta nel nostro equipaggiamento! Non è quella, la katana era leggendaria! Ecco, questa no, è qua! No, questa è quella che c'avevamo prima! L'hai ammazzata! Sì, 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 non sì, è sì, che sì. L'ho ammazzata perché... Non è stata colpa mia! È successo perché mi ha aggredito! Non è colpa mia! Non è che tu scrivi... Scusa, ma non la bevo! Sarà stato un altro modo. Oddio, Judy, tutte le volte fai sta cazzo di scenata, eh. Non è che te abbiamo ucciso la migliore amica, te è già morta una. Ma è divertente questo. Sei un po' andato a fondo, che bella la luce qua. Molto bella la luce. Guarda che spettacolo. Guarda l'effetto di foschia, che meraviglia che è. Uno! Era a sé. Uno! Perché? Perché non è possibile che una cosa così bella faccia parte di un gioco così brutto. Ma quando è che... Un peccato. Ehi, peggi scemeo? Zio, però così ti bruci. Vedi, ma quella, cioè, quella tra cosa. Tutti i posti dove potrebbe cucinare i kebab, qua li deve cucinare. C'è un bimbo. È un bambino ubriaco. È un bambino ubriaco. Ci vediamo al prossimo gameplay, sempre qui su Night City, la città dei sogni.